La gamma dei SUV Honda diventa più dinamica grazie al nuovo HR-V Sport, una versione più frizzante e vivace del già conosciuto crossover giapponese, che ora riceve una buona dose di potenza col nuovo 1.5 VTEC Turbo da 182 cavalli, sospensioni dedicate e un design più ricercato. Come vi diciamo sempre, questa è solo un'anticipazione perché la prova completa la troverete qui sotto alla descrizione del video. Scopriamola assieme! È compatto, affusolato, linee tipicamente giapponesi, ma ha una missione: piacere anche agli europei. Non è proprio un fuscello, 4,34 m di tonicità nipponica per 1,79 m di larghezza. Design elaborato, tagliente come vuole la tradizione Honda, con spigoli, nervature e angoli pronunciati. Optional? No, grazie, è già tutto presente di serie. Proiettori LED? Anche. Spolverate le finiture nelle lucide e il gioco è fatto. Il retro è massiccio, muscoloso, coi gruppi ottici a boomerang, anch'essi LED. Doppi terminali di scarico, quelli finti lasciamoli ad altri. Il bagagliaio è capiente, 470 litri, salendo fino ad oltre 1000 litri. Vacanze in famiglia? L'Honda HR-V non vi teme. Per gli interni, colpo d'occhio assicurato. Pelle e similpelle rossa, la troviamo sul tunnel, sui sedili, sulla plancia e sul pannello portiere. Finiture buone, assemblaggi anche, con forme semplici e non particolarmente elaborate. Davanti a noi la strumentazione, due gli indicatori circolari analogici, uno digitale che racchiude tutte le informazioni essenziali. L'infotainment, l'Honda Connect da 7 pollici, non è dei più intuitivi, ma una volta presa la mano fa il suo lavoro. Sotto di esso il clima, tutto digitale, pollice su per lui. Il tunnel centrale, rialzato ma un po' stretto, non offre troppo spazio per poter svuotare le tasche. Niente paura, c'è il vano nascosto sotto la plancia. Prese USB e da 12 volt. Ma occhio, dimenticarsi lì le cose è abbastanza facile. Torniamo ora all'infotainment. Come detto, touch 7 pollici, Honda Connect. La grafica è leggermente superata, appunto, poi il touch non è proprio ultra sensibile e i comandi del volume e altri sottomenu posti lateralmente non facilitano l'utilizzo, soprattutto in marcia. Però per chi non ha troppe pretese, il suo lavoro lo fa bene. Dietro si sta comodi poi anche in 5, c'è spazio in abbondanza per gambe e per la testa. Il passeggero centrale non è neanche troppo sacrificato, il tunnel non dà fastidio in mezzo alle gambe, tuttavia manca la bocchetta da reazione qua al centro e delle prese USB. Ma appunto, potendo viaggiare in 5 per le vacanze in famiglia, assolutamente approvato. Su strada la nuova Honda HR-V Sport si è rivelata decisa e agile anche nel misto stretto, grazie a nuove sospensioni sviluppate ad hoc per lei, si chiamano Performance Dampers, che migliorano la resistenza in curva e cercano di annullare quasi completamente il coricamento laterale. In realtà però queste sospensioni tendono un po' a farla diventare fin troppo secca sulle asperità più pronunciate, infatti a bordo si sente qualche rumore di troppo, soprattutto sulle buche più profonde. Oltre a questo, comunque la marcia si è rivelata fluida grazie all'automatico CVT 7 marce, che è migliorato tanto rispetto alle prime unità di qualche anno fa, anche se in realtà non ci sentiamo ancora di preferirlo rispetto a un'ottima unità 6 marce manuale, di cui dispone di serie questa Honda HR-V. Il comfort a bordo è buono, anche se in realtà si percepisce qualche rumore di troppo dalle buche più pronunciate, come detto, e quando si superano circa 120 km/h. Forse non è molto ben insonorizzato il vano ruota e il rumore del rotolamento dei pneumatici un po' traspare all'interno della vettura. L'1.5 VTEC Turbo poi spinge molto bene, ha un buon allungo e un'ottima schiena. Sullo scatto da fermo non è proprio il massimo, forse colpa del cambio, però i 182 cavalli si sentono. Infatti riesce a coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi, fino ad arrivare a una velocità massima di 200 km/h, tondi tondi. L'Honda HR-V Sport quindi si presenta come un crossover spazioso all'interno, ma compatto fuori, con un design particolare, ma che deve appunto piacere. È comodo, è fluido anche con questo CVT a 7 rapporti, anche se non presenta in ogni caso velleità sportive, se non magari un assetto un po' più rigido, un po' più dinamico su strada. Nel complesso la dinamica di guida è buona, si sente che è stato fatto un lavoro per renderla più stabile, si differenzia rispetto ad altri B-SUV rivali, che tendenzialmente sono più morbidi e presentano più rollio. Lo sterzo poi è corposo, anche se poco comunicativo, mentre la frenata è immediata e vigorosa. Per quanto riguarda i consumi,
abbiamo registrato una percorrenza di circa 7,5-8 litri su 100 km, che si traducono quindi in circa 12-13 km al litro, ma cambia significativamente a seconda del piede e se si attiva poi la modalità eco. Comunque i 182 cavalli si sentono, il motore è turbo e quindi spinge bene, quindi a seconda della pressione del piede comunque i consumi variano molto, ma senza pretendere troppo dalla vettura e stando con un, rimanendo con un piede abbastanza docile, si riescono tranquillamente a raggiungere appunto consumi di circa 13 km al litro. La nuova Honda HR-V Sport è già disponibile nei concessionari a un prezzo di partenza di 29.950 euro, mentre invece per questa versione col cambio automatico CVT il prezzo è 31.100 euro, che rispecchia pienamente le dotazioni abbastanza ricche della vettura, come approfondiamo appunto nella prova su strada qua sotto la descrizione del video. Vi invito poi a lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, commentare con le vostre impressioni sull'Honda HR-V Sport e iscrivervi al canale di Motore Online. Noi ci vediamo alla prossima prova!